Ciao a tutti, oggi prepareremo gli spaghetti cacio e pepe. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 15 minuti. Gli ingredienti sono pecorino romano stagionato, spaghetti, pepe e acqua. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il pecorino e il pepe e andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, andiamo ad aggiungere l'acqua. Andiamo a farla bollire per 8 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso che l'acqua bolle, andremo a inserire i nostri spaghetti dal foro del coperchio e andremo a cucinare il tempo di cottura indicato sulla pasta, che nel nostro caso è 9 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Man mano che inizia a cuocere, aiutiamoci con le mani e spingiamo verso l'interno del boccale i nostri spaghetti. Due minuti prima del termine della cottura della pasta, andremo ad aggiungere sempre dal foro del coperchio il nostro trito di pecorino e pepe. Adesso dal foro del boccale andremo ad aggiungere il nostro trito. Amalgamiamo un po' con la spatola e lasciamo continuare la cottura sino al termine. Adesso proseguiamo la cottura per 1 minuto a 90 gradi, velocità antiorario, velocità soft. La nostra pasta cacio e pepe è pronta, andiamo a impiattare. Spaghetti cacio e pepe. Grazie e alla prossima ricetta.